E voi dare l'italiano? Insieme, per Annalisa, tutti insieme, per Annalisa, tutti insieme, per Annalisa, tutti insieme. Nell'undicesimo anniversario dell'assassinio di Annalisa Durante, giovane vittima innocente della camorra, nelle strade di Forcella si sono riunite istituzioni ed associazioni per un'iniziativa alla quale hanno partecipato anche i ragazzi del liceo Maffeo Veggio di Lodi. Abbiamo deciso di venire qui oggi per ricordare che la distanza che ci separa da Napoli è solo una distanza geografica e fisica, perché in realtà noi siamo tutti uniti, perché l'Italia è un popolo unito, e siamo venuti qua per ricordare che la mafia e tutte queste, diciamo, associazioni non si combattono da soli. Infatti cito una frase che ci è stata detta quando siamo arrivati, che le cose non si cambiano con gli eroi, ma le cose si cambiano con i piccoli gesti. A mio parere la mafia non va differenziata, perché come sta al sud, sta al nord. Non esiste una camorra che deve essere risolta dai napoletani, non esiste una 'ndrangheta che deve essere risolta dai calabresi, è un cosa nostra che deve essere risolta dai siciliani, ma è l'Italia e i cittadini italiani che devono abbattere il problema mafioso. L'assessorato ai giovani, insieme a Libera, al coordinamento dei familiari delle vittime innocenti della Campania e dalla Fondazione Polis, hanno ricordato davanti alla chiesa di San Giorgio Maggiore quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che ancora c'è da fare, con una manifestazione che successivamente si è trasferita nel teatro Piazza Forcella, l'ex supercinema in via Vicaria Vecchia. Oggi Annalisa avrebbe 24-25 anni, probabilmente sarebbe una ragazza che va all'università con tutti i suoi sogni e probabilmente quel pizzico di paura nei confronti del futuro. Questo quartiere, all'indomani della sua morte, sembrava che tutto dovesse cambiare, invece la settimana scorsa a prendere di questi spari, di questa violenza continua in strada, ulteriori pallottole come la pallottola che hanno tolto a lei la vita, deve richiamarci tutti ad alzare ancora di più la voce, urlare che cosa però l'ordinario lavoro che qui viene svolto. Siamo in un teatro che prima non c'era, siamo in uno spazio che prima era vuoto e che grazie alla tenacia delle istituzioni e della famiglia Durante oggi più di 100 ragazzi fanno formazione. Dobbiamo porre una necessaria parola fine, soprattutto perché la città deve diventare degna della memoria di Annalisa Durante, una ragazza così bella la cui vita le è stata così violentemente strappata.